Signore, non abbiamo a che ricorrere se non a te. Il mondo in cui viviamo è un mondo che non favorisce il clima familiare, né il costituirsi della famiglia, né il vivere santamente in famiglia, né il mantenersi in famiglia. Tutte le porte delle leggi sono aperte e vanno contro la famiglia. Gesù, tu sei il custode della famiglia e questa sera siamo qui per implorare misericordia e perdono per noi, per i nostri familiari, per le famiglie cristiane, per le famiglie nel mondo. Siamo qui, oh Signore Gesù, ai tuoi piedi per implorare la tua paterna bontà verso quei giovani che vogliono costituire una famiglia. Quanti giovani oggi prolungano il loro fidanzamento o la loro conoscenza e non arrivano a sposare quando dovrebbero già sposare. Le conoscenze lunghe, protratte, i fidanzamenti lunghi che non finiscono mai perché il giovane, l'uomo o anche la donna non hanno un lavoro. Ecco i nostri giovani disoccupati. Una volta, Signore Gesù, i giovani nella civiltà agricola, rurale, o nella, diciamo, società artigianale, avevano quasi il posto assicurato, il lavoro assicurato. C'era la terra da coltivare, c'era la pastorizia da condurre avanti, c'erano le mille arti che davano lavoro a tutti. Oggi invece non è così. Anche quelli che si diplomano, quelli che si laureano, stentano a trovare il posto di lavoro. C'è molta disoccupazione, soprattutto nel nostro meridione, e tutto questo nuoce alla costituzione della famiglia. I nostri giovani si esauriscono facilmente, le nostre ragazze vanno in tilt facilmente. C'è questa crisi economica che grava e danneggia il costituirsi delle famiglie. Questa sera ti vogliamo pregare, Gesù, perché si è dato il lavoro ai nostri giovani e alla nostra ragazza, in modo che possano prepararsi al matrimonio e possano costituire la base del matrimonio, che è anche una base economica. Perché una famiglia che non ha una base economica è una famiglia traballante. Oh Gesù, ti preghiamo questa sera di dare il lavoro, l'occupazione ai nostri giovani, alle nostre ragazze, perché non si avviliscano, perché non perdono tempo, perché non cedano agli istinti, perché non consumino prima del tempo il loro rapporto, perché non si stanchino e poi quando arrivano al matrimonio sono stanche ed esaurite. I matrimoni nascono così deboli. Signore Gesù, ti preghiamo questa sera, da occupazione ai nostri giovani, alle nostre ragazze, perché possano contrarre matrimonio al giusto tempo, senza prolungamenti di conoscenza, senza saltellamenti da un punto all'altro e senza prolungamenti che sono serpenti di fidanzamenti.
Se arriva il matrimonio quasi esaurite, quando non c'è più nulla da dirsi o da darsi, e il matrimonio nasce debole. Signore, ti preghiamo per i nostri giovani, che pure vogliono sposare, ma non sono in grado di sposare. Questa sera ti supplichiamo per i giovani dei nostri gruppi, per i giovani della nostra città, per tutti i giovani che cercano lavoro e non lo trovano. Ti supplichiamo, Signore Gesù, dai il lavoro onesto ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Signore, noi ti offriamo la nostra vita perché tu possa entrare nelle nostre famiglie. Viviamo Gesù, viviamo Gesù. I nostri giovani languiscono, le nostre ragazze gemono. Oh Gesù, noi viviamo per i nostri figli e per le nostre figlie, che non hanno un avvenire sereno. Viviamo a te, oh Signore, abbi pietà dei nostri figli, delle nostre figlie. Abbi pietà di loro, Signore, e spiana loro la strada. Yarina mana yun, yarana mayure, yarira yana mayure, ashakare endadu, akara tova tu, yamara no yaru. Gesù, nelle nostre famiglie non c'è pace, è una constatazione che facciamo ogni giorno, continuamente giungono lamentele di mariti che non sono comprese dalle mogli, mogli che non sono comprese dai mariti, figli che non comprendono i genitori. C'è mancanza di comunione. Signore, noi siamo qui questa sera senza voler far commenti, senza voler approfondire le cause di questo stato di cose. Siamo qui per implorare da te la pace nelle nostre famiglie. Signore, ti chiediamo che i nostri uomini non si stanchino facilmente delle loro mogli e non evadano facilmente dagli obblighi coniugali, lasciando in pena le mogli. Ti preghiamo semplicemente per le mogli che non si disorientino, non prendono occasioni nella facilità degli incontri per deviare dalla retta via. Signore, quando il matrimonio non si abbraccia come una missione, come un sacrificio, come un'immolazione, quando il matrimonio non si vive come un sacramento, tutte le evasioni sono facili e la pace cessa nelle nostre famiglie. Quante volte, Signore, ho sentito uomini che dicono: io non sento più nulla per mia moglie. E quante donne vengono a dire: io non sento più nulla per mio marito. Oh Signore, il matrimonio non è fondato né sul sentimento, né sulle sensazioni, né sugli istinti, ma il matrimonio è fondato sulla libera scelta fatta davanti a Dio, sull'impegno, su un dovere assunto, sulla missione da compiere,
sono un sacrificio da assolvere per il bene dell'umanità. Signore, il matrimonio è una croce che noi abbracciamo. Guai se non fosse una croce, non avremmo il segno dell'appartenenza a te. Signore, ti chiediamo che i nostri uomini e le nostre donne comprendano la serietà del matrimonio cristiano e non basino i loro rapporti sulla sensazione, sui sentimenti, ma basino i loro rapporti sul dovere sacrosanto assunto davanti a te e davanti alla società. Fa un Signore che ama il sacrificio, l'uomo e la donna amano il sacrificio e sia fedele ai loro impegni. Signore, ti preghiamo per la fedeltà coniugale. Secondo le statistiche c'è da rabbrividire, perché si manca molto. Se è vero quello che dicono, se è vero quello che scrivono, la fedeltà coniugale lascia molto a desiderare, sia nell'uomo sia nella donna. Ed è causa questa infedeltà di dissidi continui, di alterchi continui, viene a mancare la pace. I figli guardano male il padre e la madre e la famiglia si sfascia, non c'è più pace. Oh Signore, ti preghiamo per i nostri uomini e per le nostre donne, perché ricordino la santità del matrimonio e perché vivano nel santo timore di Dio. Signore, tante volte non c'è pace perché l'economia familiare va male. Signore, se è penoso vedere tanti giovani senza lavoro, quanto è più penoso vedere uomini già fatti che perdono il posto del lavoro, che non hanno come portare in casa il pane per la moglie, per i propri figli, non hanno come pagare le bollette della luce, dell'acqua, del telefono, non sanno come fare per arrampicarsi sulle mura e sbarcare il lunario. Signore Gesù, tutto questo causa dissidi in famiglia, alterchi, mancanza di pace. Signore Gesù, ti preghiamo questa sera per queste difficoltà in cui si trovano le nostre famiglie, in cui si trovano i nostri uomini e le nostre donne. Abbi pietà di loro, Signore, e vieni loro in soccorso. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. E adesso, se c'è qualcuno sposato, qualche donna sposata, che voglia fare una preghiera al Signore, l'uomo per i propri familiari, o le donne per i propri figli, oppure se una sposa può pregare per le spose, una madre può pregare per le madri, un padre può pregare per i padri, qui davanti al Signore sarebbe una cosa bella. Ecco, io invito qualcuno che voglia pregare. Se c'è una donna che prega per le altre donne, se c'è un uomo che prega per gli altri uomini. Ha commesso il mio popolo, ha rigettato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne che non possono contenere le acque e sono melmosse. Queste parole del profeta Geremia vengono suggerite in questo momento nelle nostre famiglie. Non c'è più la sorgente dell'acqua viva, che è la preghiera. E invece ci siamo scavati cisterne melmose. Il peccato è entrato nelle famiglie, è entrato per la porta e per le finestre, è entrato attraverso i mezzi di comunicazione, è entrato in tutte le maniere, e il peccato trova
spazio largo, riposo largo nelle nostre famiglie, ha contaminato il talamo, ha contaminato i gecigli, ha contaminato le porte, ha contaminato la soglia, ha contaminato tutto. Signore, abbiamo abbandonato te, sorgente di acqua viva. Non c'è più il tuo santo timore, non c'è più l'osservanza del sabato, cioè del riposo festivo, non c'è più il giorno del Signore. Abbiamo usurpato il tuo giorno, il quale serve per divertirci, per andare lontano e anche per peccare. Non preghiamo più, non c'è più la preghiera in famiglia. Come è raro vedere una famiglia riunita attorno al desco familiare, oppure la sera in preghiera. Come difficile, non si prega più in famiglia, non c'è più il santo timore di Dio, non c'è più l'osservanza dei comandamenti tuoi, o Signore. Ecco perché noi abbiamo abbandonato la sorgente dell'acqua viva, abbiamo cacciato te dalle nostre famiglie, abbiamo cacciato la grazia di Dio, abbiamo cacciato la fede, abbiamo cacciato la preghiera dalle nostre famiglie, ed è entrato il maligno, è entrato il peccato, è entrato il disordine, è entrato il male. Signore, questi tuoi peccati noi abbiamo commesso, ed è per questo che gemiamo questa sera davanti a te. O Signore Gesù, salva le nostre famiglie, fa che nelle nostre famiglie ritorni la preghiera, ritorni l'osservanza del giorno festivo, ritorni il santo timore di Dio, ritorni la fede, ritorni la speranza cristiana, ritorni la carità. Signore, fa che le nostre famiglie chiudano le porte al peccato, chiudano le porte alla religiosità, chiudono le porte ai mezzi di comunicazione che inoculano il male. Signore Gesù, salva il talamo che deve essere incontaminato, salva i nostri figli, salva la santità delle nostre famiglie. Signore Gesù, ridiamo a te nel nostro peccato e ti chiediamo che ritorni nella famiglia a regnare tu con la tua santa madre. Gloria e gloria a te, Signore. Signore Gesù, la malattia è entrata nelle nostre famiglie. Non c'è una famiglia dove non ci sia un malato. Signore, questa sera noi siamo qui prostrati davanti a te. Malattie terribili imperversano nelle nostre famiglie. Quanti casi di cancro, Signore, quanti tumori, in piccoli e grandi, ma il guai è quando la madre si ammala ed ha dei figli, quando il capo di famiglia si ammala di malattia mortale ed ha dei figli,
Allora entra la disperazione nella famiglia quando non c'è la fede. Signore, ti chiediamo di visitare le nostre famiglie, di visitare i malati nelle nostre famiglie, di tenere lontane le malattie delle nostre famiglie, di dare speranza quando la malattia bussa, di dare speranza agli ammalati. Tu sei venuto anche per guarire le malattie del corpo. Signore Gesù, noi gridiamo a te, medico divino, entra a visitare le nostre famiglie e fa che tutti i malati trovino conforto in te, speranza in te, che i nostri papà e le nostre mamme siano risparmiate, siano risparmiati i nostri piccoli. O Signore, dove abbonda il peccato, abbonda anche, o Signore, la malattia, e tante volte sono gli innocenti a pagare per i peccatori. Ti preghiamo, Signore, entri in casa nostra. Tu entrasti nella casa della suocera di Pietro, che era malata, e la rimettesti in salute. Tu, Signore, visitaste tanti ammalati in famiglia e le riportaste la salute. Tu, Signore, guaristi tanti malati, guarisci i malati nelle nostre famiglie. Scendi, Signore Gesù, nelle nostre famiglie e porta nelle nostre famiglie la tua presenza. Porta nelle nostre famiglie ancora la fede in te. Porta nelle nostre famiglie la speranza. Porta nelle nostre famiglie la carità. Quando ci sono malattie, fa che ci sia comprensione nelle nostre famiglie e si affronti la malattia con coraggio. Signore, ti preghiamo, scendi nelle nostre famiglie e tieni lontane le malattie. Per questo, Signore, noi ti preghiamo questa sera. Ascoltaci, oh Signore, ascoltaci, oh Signore, ascoltaci, oh Signore, questa sera, e tieni lontana la malattia dalle soglie di casa. Lode e gloria a te, Signore. Ognuno ha dei malati in casa, ognuno ha dei malati nelle famiglie, nei parenti, nelle famiglie, dei vicini. Preghiamo questa sera, il Signore vuole ascoltarci, il Signore vuole guarire i nostri malati, vuole ristabilire così la pace, la serenità in famiglia. Preghiamo un momento in silenzio per i malati nostri. Questo è il mio tempio. Chi distruggerà questo tempio, io distruggerò lui. La famiglia cristiana è il tempio del Signore, è la casa di Dio, la chiesa domestica. E appunto è scritto: chi distrugge il tempio, Dio distruggerà lui. Dio vuole che la famiglia, tempio di Dio, sia conservato puro, come dice Ezechiele, da ogni cadavere e da ogni prostituzione, ma vuole che il tempio si regga e anche che venga riparato quando ci sono delle brecce, ma non sia distrutto. Guai chi distrugge il tempio del Signore. E le nostre famiglie vanno facilmente in sfascio.
quante famiglie sfasciate, quante famiglie divise, quante famiglie distrutte. Questa sera noi piangiamo qui davanti a te, oh Gesù, piangiamo per tanti templi tuoi distrutti, per tante case distrutte, per tante famiglie rovinate, per tanti coniugi che sono andati alla malora. Signore Gesù, noi gridiamo a te. È vero che le leggi cattive degli stati consentono il divorzio, ma tu hai detto già in Malachia: io odio il divorzio. Chi sei tu che abbandoni la giovane che si è dato a te fin dalla tua giovinezza? Chi sei tu che tradisci l'amore che ha portato a questa donna? Io odio il divorzio. Già lo dicevi il profeta Malachia, e tu, Gesù, diceste parole durissime per coloro che profanano l'istituto del matrimonio, per coloro i quali sfasciano la fedeltà coniugale, per coloro che si dividono. Signore, tu hai consacrato la famiglia. L'uomo si è fedele alla moglie, la moglie fedele al marito, e vivere insieme fino alla tarda vecchiaia. Eppure oggi le famiglie si sfasciano con tanta facilità. Quanti divorzi, quante divisioni, quanti disastri familiari oggi nelle nostre famiglie. E per questo, Signore, che noi questa sera piangiamo davanti a te e gridiamo per le nostre famiglie in sfascio, per le nostre famiglie divise, per i templi di Dio distrutti, per la casa di Dio profanata. Signore, gridiamo a te questa sera: salva le nostre famiglie, allontana il divorzio, allontana l'adulterio, allontana le separazioni, fa che gli sposi cristiani, i coniugi, per amore tuo e per amore dei figli, si mantengono uniti tra di loro a fronte dei sacrifici che il matrimonio comporta, e le nostre famiglie ne siano salvate dalla distruzione. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Leggiamo una parola dell'Apostolo Pietro. Voi mariti, trattate con riguardo le vostre mogli, perché il loro corpo è più debole, e rendete loro onore, perché partecipano con voi della grazia della vita. Così non saranno impedite le vostre preghiere. Ugualmente voi mogli, state sottomessi ai vostri mariti, perché anche se alcune si rifiutano di credere alla parola, vengono dalla condotta delle mogli, senza bisogno di parole, conquistate, considerando la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, ma quello interiore, quell'interno del vostro cuore, con un'anima incorruttibile, piena di lealtà e di pace. Ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. Signore, queste parole rivolte dall'Apostolo Pietro ai mariti e alle mogli servono come parole da meditare nella notte. Signore, noi ci allontaniamo momentaneamente da questo luogo, ma vogliamo portare questa parola dentro il nostro cuore, e vogliamo chiedere per le nostre famiglie la tua benedizione.
Signore, questa sera benedici le nostre famiglie, le famiglie di tutti i presenti, le famiglie dei nostri gruppi, le famiglie in difficoltà economica, in difficoltà morale, in difficoltà che possono venire da malattie, da disastri, da rovesci di fortuna, da tante cause. Signore, benedici le nostre famiglie questa sera. Ecco quello che noi chiediamo. Benedici soprattutto quelli che si trovano in difficoltà. Benedici e salvaguarda quelle famiglie che sono in pericolo di rompersi. Signore, quante famiglie in crisi, quante famiglie in difficoltà. Salva, Signore, le nostre famiglie. Per questi coniugi in difficoltà, noi ti preghiamo, Signore. Signore, un ultimo pensiero è per le donne sole, per quelle che sono state abbandonate dai mariti e anche per alcuni mariti che sono state abbandonate dalle mogli e non sanno come fare. Signore, conforta questi uomini abbandonati dalle mogli, conforta queste mogli abbandonate dai mariti, da loro la pace del cuore, la serenità e la speranza, perché tu sei il conforto di tutti. Ed anche su queste persone, Signore, noi invochiamo questa sera la tua benedizione.